La Pazzè è una richiesta di buon compagni, lo sapevo. La Pazzè ci può. Minore? Beh. Ogni giorno cambio un fiore e lo punto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una Pazzè. Cioè, il primo gioco, quello di Don Lurio, parte da 700.000 perché è già qualche telefonata c'è stata e riguarda queste regioni, il Veneto, la Sardegna, la Liguria, l'Abruzzo e la Puglia. Don Lurio e il suo indovinello. Pronto, chi gioca? Oggi il telefono fa degli scherzi, eh? Vero Magalli? Come si risolvono queste situazioni? Pronto? Eccola! Ciao Enrica! Ciao, buongiorno! Ciao Tullio! Quanti baci! Paura! No. Che paura! Allora, vi è piaciuta la presentazione? Che vi ho fatto? Sì, stavamo chiacchierando con Magalli dietro la porta. Vi siete distratti? Sì, ci siamo distratti. Comunque possiamo rifare l'entrata se vuoi. Posso rifare la presentazione? Non avete neanche visto quelli che hanno vinto 140 milioni? 140 milioni ci ha colto proprio. Sì, quello sì. Guarda il PS che c'è scritto. Lo leggi, no? Che dice? Una nipotina come la dolce Enrica la vorrei anch'io. E tu mi tratti male invece, ma vedi? Ma come male? Tu sei la gioia di casa. Allora. Quanto dura sta cosa? Perché vorrei andare a casa presto oggi. Quanto dura questa cosa? Vorrei andare a casa presto. Enrica Buonaccorti, ben arrivata. Salve. Allora, di solito quando arriva un ospite io non sopporto la domanda ciao, come stai? Ma in Brava. Questo caso io la devo fare ad Enrica. Guarda, io posso anche risponderti così. Benissimo, così abbiamo finito. Va bene? No. Ma sì, dai. In molti sanno che le ho passate di cotte di crude quest'anno. Ci ha fatto molto, molto preoccupare, Sì, devo dire di sì. L'ho scoperto dopo quanto ho suscitato preoccupazione per prima in mia figlia, e lei che mi ha fatto rendere conto di quanto Verdiana. Fosse grave la situazione. Sì, io dico, vabbè, sono un po' così fatalista, non mi lamento, non mi dispero e vado avanti. Insomma. E invece no, stavi molto male. Ma pare di sì, mi hanno messo 4 bypass, mi hanno detto che il cuore era andato, non so perché, io continuavo a dire no, guarda, mi sbagliate, io sto benissimo, non c'è problema. E ho fatto il cardiogramma, cose, niente. L'unica cosa, non avevo sintomi, non ho avuto manco una fitta, un dolore al cuore. Perché tua figlia, anzi fatemela vedere una foto di lei, la figlia, no, non con lei così malata, poverina, no, la vogliamo vedere così con la figlia. Perché tua figlia ha insistito? Perché vedeva che non... No, perché io quella notte sono stata male, quando poi mi hanno portato in ospedale, sono stata molto male, ma era nato molto da un, fa quasi ridere, da un prurito terribile che io avevo dalla vita al collo, ero tutta chiazze rosse, e pensavo fosse una cosa dermatologica, e invece facendo le analisi è venuto fuori che veniva da un'esplosione dal rene, una cosa del genere, e facendo ancora altri esami è venuto fuori che il cuore era a pezzi, che avevo 2 mesi un po' tranquilli e poi poteva succedere di tutto. E allora mi hanno operata. E sei tornata però in ospedale anche da poco? Sì, una settimana fa ho avuto un ritocchino. Un bel Natale quindi. Una cosa, il ricamino qui davanti aveva bisogno di essere un po'... così curato, perché si erano formate delle cose che andavano tolte, per cui adesso basta. Sai perché anche? Perché oggi è il 24 e a parte il fatto che sono molto felice di cominciarlo con te, è il 2024, tutto questo è finito nel 23, la settimana scorsa, per cui basta 2024. In tutto questo tua figlia ha avuto un ruolo importante. Sì, sai che le figlie, le mamme e le figlie possono avere anche dei contrasti. Tua ma figlia ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo avuti soprattutto nella sua adolescenza. Ma perché così come io li ho avuti con mio padre e come chiunque, qualsiasi figlia, sto guardando le ragazze che sono qui, dei problemi con la mamma ce l'avete sempre, perché o no? I tuoi erano che eri una mamma famosa? I problemi con lei sono stati anche che magari era una mamma famosa che lavorava tanto, che era assente. Certamente io i primi anni sono momenti. Stata poco con lei, perché fino ai 3 anni un po', ma poi dopo, che è successo? Oh, grazie. Poi dopo è stata più con mia madre, insomma, mia madre ha aiutato me a vivere e lei a crescere. Bella questa cosa.
prego. Grazie. Aiutato me a vivere e lei a crescere. Quanto sono importanti poi i ruoli delle nonne. Eh sì. E questa cosa però poi si è riformata, perché lì eravamo mia madre, io e mia figlia come gruppo uomini familiare. Uomini zero, li avete tolti. Gli uomini li abbiamo persi di vista. Proprio un giorno di colpo mio marito è uscito di casa e l'abbiamo perso di vista, appunto. E mai più incontrato? Sì, una volta mi pare. Comprava le sigarette? No, l'ho incontrato quando ci siamo separati. Ah. Sì. E doveva firmare? Esatto, stavamo di fronte, sì, davanti a una scrivania con uno che cercava di metterci d'accordo e dicevano: guardi, non c'è problema, non abbiamo problemi, no, ci dica quando, dove dovevo firmare. No, non è stata una cosa, una tragedia, anzi. Stupenda, Enrica, quando fa questi racconti, lei con una maniera, no, in maniera molto leggera. Ma sì, ma bisogna prendere tutto profondamente, ma allo stesso tempo con leggerezza, perché la vita va presa così. Devi un po' ingannare il tuo cervello, devi un po' ingannare la tua mente, i tuoi pensieri, devi raccontarti delle cose come se andasse tutto bene e alla fine magicamente va tutto bene. Perché il nostro pensiero domina, il pensiero domina le cose che si toccano. E vediamo il tuo pensiero dove va oggi, chi trita e chi tiene. Mamma mia, questo gioco vostro è terribile. Io la prima volta che l'ho visto mi ha preso male così. E non sai ancora chi ti hanno messo l'uno contro l'altro. Ma perché vedi delle facce conosciute, amate così, e le vedi come nei film gialli. Mi ha fatto veramente impressione la prima volta. Facciamo così, oggi... Non si trita nessuno. Tutte e due. No, scherzo. Tutte e due. No, però questo raccontiamo le tue volte buone. La tua prima volta buona sicuramente è stata con Modugno. Perché con lui proprio eri giovanissima e lui ti ha dato grande credito. Era un po' innamorato di te? Secondo te? Ma non credo, insomma, è una moglie stupenda, figurati. Professionalmente però sì. Beh, io sono stata scelta per fare quella commedia dopo aver fatto un provino in cui non credevo mai che prendessero me, c'erano tante bellissime ragazze. Io ho detto due parole e mi hanno presa. Evidentemente le hai dette in maniera diversa rispetto alle altre. Sì, all'incontrario. Non volevo dire... Dopo col professor Broccoli abbiamo proprio voglia di rivedere proprio il rapporto tra te e Modugno. Oh, l'amore mio, Broccoli, l'ho visto prima. Dopo farà un omaggio solo per te e per Modugno. Dall'altra parte, un'altra volta buona. Quando tu, per la prima volta, vai a presentare da lei il tuo programma serale, da Raffaella Carrà, e poi quando però la Carrà lascia il programma, chi viene scelta per sostituirla? Dicendo, vabbè, facciamolo fare Enrica Buonaccorti. No, per disperazione l'hanno detto così, vabbè. Facciamolo fare Enrica Buonaccorti. Questo era il tono. No, e invece? È andato benissimo. Ho avuto degli ascolti anche superiori. Guarda, una cosa incredibile. Anche ascolti superiori? Sì, sì. Mi dissero questa cosa e io rimasi senza parole, perché per me Raffaella è sempre un mito ed è una persona a cui io sono legatissima, anche perché... Tutto quello che ho tuttora ce l'ho addosso da Raffaella, cioè il suo pulviscolo magico, come così la polverina magica, no? Ti arriva da lei. Ce l'ho ancora addosso. E allora addosso ti rivediamo, ospite proprio della Carrà. Scusa se ti interrompo, però voglio far vedere questo filmato così possiamo continuare a parlare di lei, anche se poi dovrai scegliere tra loro due. Oh mio Dio. Prego, prego. Enrica Buonaccorti e Mino D'Amato. Bene ragazzi, io sono qui per farvi gli auguri, perché come sapete, ormai veramente dovrebbero saperlo proprio bene bene, stasera riprende Italia Sera, che tra l'altro è vicina di casa nostra. Dividiamo lo studio a metà e questo naturalmente ci dà molto entusiasmo e anche un po' di problemi, credo, tutte e diciamo due. Ma diciamo più che altro che tu affacci così su questo panorama meraviglioso, noi abbiamo l'appartamento senza apertura, senza fondale, diciamo. Ah, ecco, già senza l'esterno. Cominciamo, no, voglio dire, noi siamo dall'altra parte, molto più in là. L'importante è avere una casa, guarda, è vero. Comunque, sei emozionata? Take it easy, come mi dicevi tu prima, facile, no? Pigliamocela con calma. Poi io penso, insomma, che se la cosa è andata così bene l'anno scorso, perché no? Quest'anno deve andare così bene e anche meglio, anche perché io penso poi che le persone a cui sto parlando in questo momento sono un pochettino le stesse che vedono anche Italia Sera, no? Sembra
clandestino, no? Ospite della Carrà, la sostituisci in atto. Tutto questo, sono tornate le signorine. Buonasera per te, Enrica, scusa. Eccole. Eccole qui che sono tornate. Grazie, come... davvero. Grazie. Ho detto, ma perché sono andate via? Quindi resteranno con noi durante la... Come le guardavo con ammirazione, con una voglia di essere accanto a loro in qualche modo, perché io la televisione l'ho sempre amata. Quel 3 gennaio del 54 io c'ero già, avevo appena compiuto 4 anni e vedevo la televisione, non perché noi fossimo i pochi miliardari che l'avevano allora, ma perché io, vivendo in caserma, avevo... Sì, io stavo nell'alloggio del comandante di papà, e poi c'era la stanza della televisione in caserma, per sì. cui io aprivo la porta di casa, di fronte avevo lo spaccio dove si faceva il caffè, le cose così. E poi accanto c'era la stanza della televisione con 3 poltrone e tutto il resto sedie per quindi le lei vi vedeva, eh? Non vi vediamo adesso, sì, sistemiamo sì. le camere così le vediamo che sono tornate. Aspetta che c'è la Vaudetti, un attimo perché non siamo pronti. Dimmi, Rosanna. No, certo, l'avevo detto, adoro, perché lei giustamente è precisa. Cosa mi dici? È precisa, precisa. Fa bene, deve essere. Dimmi, Maria Giovanna. Dobbiamo ripeterlo. Rosanna Vaudetti, annunci perfetti. Firmato Alberto Sordi, no Maria Giovanna, firmato Alberto Sordi, quindi certo. Se l'ha detto lui, Alberto ragazzi, Sordi, mica noi. Tutto ecco. Questo siamo in un momento topico, perché non sappiamo se tritare la Carrà o Modugno. Modugno che a un certo punto ti chiama a Pronto chi gioca. Mi telefona, sì, mi telefona la prima telefonata del primo programma, perché io avevo detto se poteva venire da me ospite, non poteva, però dice, mi ha fatto la sorpresa di chiamarmi e di dirmi delle cose pazzesche, bellissime. Per cui devo scegliere fra Mimmo e Raffaella. Rivediamo questo momento. Che tragedia, ragazzi, fra Mimmo e Raffaella. Ma non è finito il gioco. Pronto? Pronto. Pronto. Enrica. Ma sei tu? Io questa voce la conosco, sei unico. Sì. Chi sono? Ma sei Mimmo Modugno, Domenico Modugno, signore. Questo è il più bel regalo che potevi farmi. Io avevo chiesto a Domenico Modugno se voleva intervenire in questa prima puntata. E Mimmo, che mi hai risposto tu? Io no, per ancora non sono pronto per cantare, per fare spettacolo. Ma lo sarai prestissimo. Speriamo. Tu la senti la musica che sta facendo come Paolo? Come no, la sto sentendo. Tu la riconosci? E come non la riconosco? Questa è la lontananza. Tu sei la paroliera mia ufficiale. È stata la grande gioia della mia vita poter lavorare con te, Mimmo, e fare questa canzone insieme, La lontananza. Abbiamo fatto insieme 2 delle più belle canzoni mie. La lontananza e Amara terra mia. E Amara terra mia. Mi piace la trasmissione, la sto guardando, la sto godendo. Ah, grazie Mimmo. Ciao, un bacione. Ciao. Allora, intanto per te è arrivato il tè. E per me il caffè, quindi ve lo do. Signorine, se volete il caffè ve lo faccio preparare, che abbiamo una macchinetta Toraldo pronta per voi. Questo è il tè e per me il caffè. E qua dobbiamo tritare, perché... Aspettate, perché scusate, qui parlano e io vado da loro, aspetta. Caterina, ci piacerebbe ascoltare un pezzetto della lontananza. Beh, io posso dirvi. Dopo col professor Broccoli lo facciamo. Assolutamente. Ora vuoi proprio sentire da lei cantare? No, io posso soltanto dire il parlato e basta. Non voglio ammazzare la canzone, no? Applausi davvero. A questo punto, secondo voi, Enrica Bonaccorti, chi trita? Chi tiene? Modugno o Raffaella Carrà? Qual è stata la vera volta buona di Enrica Bonaccorti? Devo per forza andare. Dimmi un nome. Beh, io non... I suggerimenti. I suggerimenti dalla prima fila. Se trito tutte loro non basta, 5 al posto di uno. Va bene, trita noi, ma tieni tutte e due. No, io come lavoro sicuramente per me Raffaella è stata
pietra di svolta proprio, no? Però io non posso mai tritare Modugno, dai, ma come si fa? No? Ma non si può neanche tritare la Carrà e allora non tritiamo davvero nessuno. Volevo brava, però sapere brava, qual era brava, la tua volta buona, brava, Domenico brava, Modugno. Sì. E scusa, invece tra la radio e Gianni Boncompagni, visto che tu sei stata la prima conduttrice di Onore la Rai, il mio programma cult, come faceva? Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace troppo, ma non è la Rai. Il cielo è sempre blu, non piove quasi mai, il mare è calmo, ma non è la Rai. Che meraviglia! Guardate, un programma cult che davvero il faro della mia gioventù. Perché sai, noi ragazzine avevamo una televisione. E così come Audrey Hepburn ha chiesto l'autografo a Maria Giovanna Elmi, io avrei chiesto l'autografo ad Ambra, a Yvonne Shaw. Ambra non lavorava con me. Sì, dopo, lo so, tu sei stata la prima. Dopo. Però è stato veramente un ciclone questo programma, e questa foto con Gianni Boncompagni ricorda proprio quel periodo dove tu sei stata la prima. E la allora, prima. Sì. Com'è stato quel periodo? Ti è piaciuto o no? No, io l'ho adorato. L'ho adorato perché per me stare insieme a quelle 100 ragazzine era una gioia. Tua figlia era gelosa? Chi? Mia figlia? No. Era molto ammirata anche lei dalle ragazzine e mi diceva sempre, se appena mi lamentavo, mamma, ma come ti lamenti? Bellissimo, non è la Rai. Perché ti lamentavi? Ma perché io sono partita con Italia Sera e Italia Sera con Mino D'Amato era giornalismo. Certo. E poi mi hanno precettata e ho preso il posto della Carrà, per cui mi sono trovata all'improvviso a delle dimensioni anche di pubblico, di attenzione, di amore della gente che io onestamente non mi aspettavo e non ero assolutamente abituata. Tra l'altro, scusami, qua sono con Mino D'Amato a Italia Sera, abbiamo avuto due telegatti con Mino, perché appena cominciato, dopo pochi mesi, era andato così bene. Però allo stesso tempo era sempre un'attenzione particolare, non così a... Infatti tu a un certo punto fai un annuncio, a proposito di annunci, prima ne parlavamo con Alessandra Canale, no, quando si dà sfogo alle emozioni, e tu a un certo punto dici al pubblico di essere incinta. La tragedia, qui non si può capire oggi. Esatto, io non posso capire. Voi oggi che capire... tutti raccontano tutto sui social, guardate questo video, lei fu massacrata. Io fui massacrata da tutta la stampa, da tutta l'opinione pubblica italiana, perché avevo detto una cosa mia privata, avevo detto soltanto che aspettavo un bambino, perché non si può nascondere, no? Quando ti ingrossi. Ero che già mese era, Eri? Era ottobre quando l'ho annunciata e novembre quando l'ho perso. Pazzesco poi. Eh sì. Guardate. Cosa succede quando una persona si sposa? Cosa succede? Va all'altare. Sì, e dopo, Golino. Nasce un bambino. Ecco, io penso che fra un po' di mesi e nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Abbiamo detto, abbiamo deciso di dire questa cosa nell'ultimo minuto prima della fine della trasmissione, prima che cominciasse il telegiornale, in modo da non dare spazio a racconti, a discorsi, a complimenti oppure no. Detto con quelle parole pochissime, proprio per non dare rimbalzo, e io sono poi finita la trasmissione, avevo appena intervistato il direttore del Corriere della Sera, da una parte c'è Emma Galli, dall'altra. Vado in camerino, mi sto cambiando, per non so fare che cosa, non me lo ricordo onestamente, e togliendomi il vestito così dalla testa ho cominciato a perdere il bambino. È stato via. E mi hanno portato in ospedale e io il giorno dopo ho letto sui giornali che ero stata una persona immonda perché avevo osato
adoperare la RAI per raccontare dei miei fatti privati. Avevo detto soltanto che, dato che ero così ingrassata, ero già ingrassata di 8 kg, e le sarte mi aggiustavano le cose, perché dovevo dare tutto questo in pasto al gossip, in pasto... Io avevo già tanti fotografi intorno. Quello volevo dirlo al mio pubblico in modo sereno, come una vicina di casa. Anche perché era una trasmissione in cui, se un cameraman si faceva male, noi chiamavamo a casa e dicevamo: come va, come stai? Uno, mi ricordo, che era caduto con la bicicletta. Insomma, proprio cose familiari. In Italia Sera non l'avrei mai detto quella cosa, ma qui sì, perché l'atmosfera era molto leggera, giocosa, familiare, appunto. E io così l'avevo voluta quella trasmissione, perché certo, Boncompagni, un genio, ha deciso tutto e ha fatto tutto, però tanta gente in studio che pascolava per le telecamere l'avevo voluta io, che poi è sempre stata, dopo, una cifra grande di Gianni, ma ero proprio sulla stessa linea, e l'atmosfera doveva essere così, semplicemente così, senza nessuna costruzione. E quando perdi il bambino, Enrico, poi lo comunichi? Beh, sono venuti in ospedale sia Gianni che Magalli. Magalli mi fece anche un filmino con la type, come si chiama, con la telecamera sua privata, che poi mi rubarono, questo filmino, in cui c'era un filmino dell'ecografia praticamente, si vedeva questo bambino che sarebbe stato un maschio. Però me l'hanno rubata quella telecamera, quel filmato lì, perché una volta è entrato in casa mia un grande fan, però anche un grande ladro, che mi ha rubato tutto quello che poteva interessargli come fan, per cui queste cose, alcune cose intime mie, e mi ha lasciato un mazzo di fiori pazzesco, il giorno dopo 6 bottiglie di champagne. Però era matto, evidentemente, però non si è più ritrovato quel filmato di Magalli. Ed ero in ospedale, che mi facevano gli auguri il 18 novembre per il mio compleanno, li vedevo con la televisione davanti a me, con grande affetto, e poi dopo, anche perché poi in quel caso lì io ho perso un bambino, ma è nato Magalli, non so se ci rendiamo conto, cioè è nato un conduttore con me, perché l'unico conduttore più vecchio della mamma che l'ha messo. Ma tu come stavi di umore? Eri stata massacrata perché l'avevi detto. Sono stata veramente male. Hai perso il bambino, cioè tu come stavi? Male, sostituita? Stavo male. E l'altro andava anche bene? Stavo male. No, ero contenta che ci fosse Magalli, perché mi avevano detto questo. No, una donna che mi sostituisce è meglio di no. È meglio Magalli, che è già in trasmissione, che fa l'autore dei giochi, certo. Per cui... sa già tutto e va benissimo. Poi, chi ti ha aiutato? Chi ti ha rimesso in sesto? Ma quello che mi ha messo in corpo mia madre, in testa mia madre, che le cose vanno affrontate e basta, senza tanti lamenti. Tanto la vita ci offre un panorama di situazioni belle, brutte, così così, e noi dobbiamo accettarle tutte, punto e basta, senza tante storie, insomma. E allora, senza tante storie, dobbiamo tritare. Chi triti? Il tuo amore alla radio o Gianni Boncompagni, che ti ha dato tantissime volte buone? Gianni Boncompagni va tritato subito, purtroppo, perché rispetto alla radio io proprio non posso... avrei tritato chiunque. Vabbè, Gianni Boncompagni era talmente un giocherellone e sa i giochi della televisione come si fanno, che non si sarebbe offeso. Puoi farlo. No, Gianni non si offende mai. No, non si può fare. Allora, Gianni. Prego, e mentre però tu mi triti... fa impressione, poi scusami Gianni. Di qua, no? Di sì. Così. E mentre tu triti, alziamo le luci, perché a proposito di giochi, anche noi abbiamo un gioco dove possiamo offrire delle vincite. Vorrei Elisa Silvestrin accanto a me per condurre il gioco della volta buona. Torniamo da te, Mentre tu vedi andare con i compagni. Volta buona, chi vincerà? Chi vincerà? Chi vincerà? Chiama. Allora Elisa, facciamo così e rispondiamo. Pronto? Pronto? Sono io, tu non lo fai più, vero? Eccoci qua, Caterina ed Elisa, lei chi è? Pronto, sono Piera da Como. Ciao Piera da Como. Allora, Elisa Silvestrin è qui per te. Prego Elisa. Ecco, quale numero scegliamo?
Il numero, signora? 5. Il numero 5. Allora, c'è la pubblicità, mi dicono. Piera, stia lì, eh? Ci vediamo tra pochissimo. Va bene, grazie. Okay, a tra poco, aspetto. Restate qui su Rai 1. Intanto, guarda le signorine, buonasera, che le passano dall'altro lato. Hanno fatto tutte le sedute. Una buona visione. Una buona visione. A tra poco, eh? Sì, grazie. Prego. Io ci sarò se tu vorrai. Eccoci qua ancora, buon pomeriggio, siamo in diretta, l'applauso ci può stare, bene, grazie, sì. In prima fila ci sono tutte le signorine, buonasera, ma l'ultima l'ho tenuta qui con me. Allora Elisa, chi c'era a telefono? Stiamo giocando con la signora Piera, che si chiama come la mia mamma. Davvero? Ma tu di dove sei, Elisa? Seconda Miss Italia nel 2006. Di dove sono? Io sono veneta, la provincia di Treviso, Oderzo. Di Oderzo. La signora Piera ci chiama da Como e ha scelto il numero 5. Piera, c'è? Piera? Sì, ci sono. Bene, con questa allegria, Piera? Sì. Fantastico, brava Piera, brava. Cosa dice signora Piera? Ho vinto? Lo sa. Un attimo, Elisa. Vado. Vai. Non è la volta buona. Signora Piera non ha vinto, mi dispiace. Mi dispiace, io sono così un po' in difficoltà, visto che ho Rica Bonaccorti che guarda condurre il gioco. Meno male che c'è Elisa. Ho dato milioni io. Voi davate milioni, qua anche. Insomma, facciamo la nostra parte. Pronto chi è? Pronto? Pronto, buon pomeriggio, signora. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come si chiama? Mi chiamo Pina. Pina, la signora Pina chiama da? Palermo. Palermo. Palermo, che meraviglia. Pina, fa caldo a Palermo oggi? Perché qui fa tanto, sì. Fa caldo. Immaginavo. Sì. Anche a Roma. Senta Pina, ma sei ripresa da Capodanno, dal veglione, dal cibo, aspettando la Befana, Pina? Sì. Va bene. Pina, bene. Nel frattempo scusate, lo chiedo per la regia, potete inquadrare Enrica Bonaccorti? Marco, puoi inquadrare Enrica Bonaccorti? Perché Pina, mentre lei parla, stavo la signora Bonaccorti si è stesa proprio, brava, si è stesa la Bonaccorti, cioè, dritta proprio. Allora Pina, secondo lei dove c'è Chicco Vincente? Io chiamo il numero 8. Numero 8, vediamo. Non è la volta buona, non vinci tu. Va bene, mi spiace. Domani con altre telefonate allo 06 45 78 90 90. Torno da Rica Bonaccorti. No, devi stare così sdraiata. Andiamo. È andata così. Devi stare così sdraiata. Ma perché? Intanto accomodati. Io torno con le signorine, buonasera. E in maniera così sdraiata, proprio così, comode. Oh, brava. Con il professor Broccoli affrontiamo un tema spinoso. Ci vuole una perché sgambata. La Bonaccorti a 20 anni scrive una delle canzoni più belle di sempre, con Domenico Modugno, La lontananza. Allora, visto che le signorine buonasera volevano, in particolare una, però diciamo tutte, allora le riascoltiamo. Va bene? Ma tu stai comoda così, non ho capito. Io sono sempre comoda, quanto più sono storta. Ti giuro. Ma anche in ospedale me lo dicono le infermiere, ma perché sta così storta? Dico, guardi, anche mia figlia me lo dice sempre. Verdiana, ti capisco. Prego, regia. La lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, accende quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento. Che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare, a ricordare te. Professore, quindi, che succede?
Che succede, Enrica? Enrica, quanto tempo e quanto mi fa piacere rivederti, come sempre. Anche a me, Umberto. Enrica, io vorrei insistere su questa cosa. Prima, Caterina, prima abbiamo detto semplice, facile, no? Allora, la lontananza è un testo semplice, non è un testo facile. Facile è mettere le parole tanto come vengono. Tant'è che racconta delle cose che appartengono a tutti noi. Aveva 19 anni Enrica e a Totò faceva bene fare il militare a Cuneo. A Enrica invece a Cuneo le è venuta la lontananza. Era in albergo, adesso non ricordo il nome, e questo, se non sbaglio, che abbiamo visto prima una... Eccola, lasciatela. Questo è il testo di Enrica, dov'è? Di Enrica Bonaccorti, ah, con sì, le parole scritte in originale. Io sono vagamente, io che sono freddo, sono vagamente emozionato. Vedete come un autore... Autore è una parola importante? Autore è una parola importante, vuol dire sapere usare le parole e comporle per far trasformarle in un'opera d'arte. Ecco, vedete come poi prende, sposta il testo, lo mette sopra. La lontananza è come il vento, fa dimenticare chi non s'ama, è già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Le parole sono semplici, ma chi non le ha provate? Chi non le ha mai provate queste cose con la lontananza che poi comunque, che se non c'è, l'amore finisce. Se c'è, invece... si intensifica. E guardate anche le riprese di Modugno in questo, questa era Senza Rete, questo grande spettacolo della Rai. Beh, io di Enrica posso dire anche questo, posso dire che ha il culto della parola, scrive dei libri stupendi, scrive dei racconti fantasiosi dove la parola effettivamente è importante, perché Caterina, vedi, io lo dico sempre con affetto a tutti, la parola è importante. Se un rumore è caduto... È caduta qualche parola. È caduta qualche parola, meno male. Nelle parole c'è tutto. È il primo mezzo di comunicazione. Vedi come la lontananza. Non è un caso che Enrica ama la radio. E noi abbiamo trovato la prima volta buona di Enrica, la prima copertina del Radio Corriere, quando Enrica Bonaccorti, eccola, conduceva L'Uomo della Notte. Sì, qui avevo 24 anni, ero incinta e non lo sapevo ancora, di mia figlia. E feci questa foto, mi ricordo abbiare il babbuino con mia madre che arrivò sul set e non mi riconobbe. Perché ero tutta pettinata, coiffata, hai visto, con i capelli su così, con un abito meraviglioso, bellissima. Insomma, non era abituata a vedermi così, mamma. È la prima copertina di Enrica. Sì, è la primissima in assoluto. Radio Corriere in radio, perché non dimentichiamo che oggi la televisione fa 70 anni, ma nel 24 ne fa 100. Quindi 6 ottobre 24 la radio compie 100 anni. Lo ricordiamo e vorrei un applauso per la radio, perché in radio nascono le stelle. Non è vero che la televisione uccide le stelle della radio, la televisione le esalta. Enrica è la prova di una di queste. Io sono andato a prendere, poi Enrica, tanto teatro, tantissimo, sì, teatro. Io ho iniziato col teatro di prosa proprio. Poi dopo un paio d'anni che facevo teatro mi hanno chiamato tramite un amico che era già lì nel cast, un attore. Mi hanno detto, vai che si fanno provini per questa cosa. Io andai a fare questo provino e mi presero e cominciai a fare l'attrice in televisione, insomma. A proposito di teatro, sei di Savona, se non sbaglio, Enrica. Sì. Un altro savonese illustrissimo, che non è Giulio II, il Papa, ma è lui, Nando Gazzolo. Ah, bravo. Ecco, a molti dirà poco. È una delle voci più belle del teatro italiano, voci più importanti del teatro italiano e della radio, savonese come te. Ma tu hai scritto un'altra canzone, con questa vi lascio, perché il mio omaggio a te è un omaggio di parole. Tu hai scritto anche Amara Terra Mia, che è una canzone popolare, amici miei, è una canzone presa dalla grande cultura del nostro paese, in questo caso abruzzese, interpretata da Modugno, perché le radici, come le parole, sono importanti e non dobbiamo dimenticarle. Grazie Enrica Bonaccorti. Grazie a te, Umberto. Grazie Enrica, salutiamo Enrica Bonaccorti. Grazie Enrica di essere venuta. Grazie qua alla Volta Buona. E visto, non ti ho fatto tritare i tuoi carissimi amici e persone, insomma, che hai amato, visto che avevi quest'ansia. Ti ringrazio in modo particolare oggi per essere qui in questa giornata per me importantissima, il 3 gennaio del 54 e adesso del 24. Perché ci tenevo a esserci in questo festeggiamento della RAI e grazie a te ci sono, grazie. Un bacio a Verdiana. Vediamo però la seconda canzone che hai scritto, Amara Terra Mia, la salutiamo così.
Addio, addio, amore. Io vado via, amara terra mia, amara terra. Mimmo, Mimmo, Mimmo.